Ciao, bentornati al canale di Mandorla e Cioccolato, un bacio grande, grande da Patrizia. Allora, vi faccio oggi un haul di abbigliamento, acquisti dell'ultimo periodo, diciamo dell'ultimo mese. New entry che ancora non ho avuto modo di farvi vedere, quindi sono stati acquisti spot e poi oggi ho fatto un po' di shopping. Non prevalentemente per me, ma ci saranno anche delle cose per me. Vi farò vedere abbigliamento, quindi donna, bambini, bambino qualcosina. E uomo, e ve le faccio vedere velocemente. Faccio questo video che è un po' così improvvisato perché ci sono dei saldi in questo momento da Combipel, quindi se siete interessati insomma ve li faccio vedere perché sono cose che trovate adesso. Vi faccio vedere prima però il trucco di oggi, anche se ce l'ho su da stamattina, l'ho un pochino ritoccato proprio adesso prima di sedermi, giusto per darmi un po' di tono, però devo dire che ha retto abbastanza bene. Perché ha retto abbastanza bene? Perché oggi io non ho il fondotinta e il motivo per cui ha retto questo make up, che quindi i fondotinta che uso io comunque non mi durano tutto il giorno, no? Perché io ve l'ho detto, non uso fondotinta siliconici e quindi bisogna fare insomma un compromesso, però devo dire che sto bene pure così, insomma, cioè posso presentarmi anche così. A volte penso che sto pure meglio senza fondotinta, vi devo dire la verità, mi dà la sensazione che il fondo invecchi un pochino. Comunque ho il correttore, però non l'ho portato qui, il correttore l'ho rimesso su ed è il correttore non di Color Caramel ma della Puro Bio, il correttore della Puro Bio. E poi che cosa ho? Allora, che cosa ho? Dunque, non ho ombretto, ho soltanto messo su adesso però, adesso, perché questa mattina non avevo nulla, un pochino di questo, diciamo fondotinta in polvere, che comunque a me sembra più una cipria, illuminante di Laura Geller, che io ho trovato nella beauty box di Look Fantastic, quindi nella Look Fantastic box di aprile, colore Fair, che è abbastanza chiaro, quindi per me come fondotinta non è che vada benissimo, e quindi io in realtà questo come lo sto usando? Lo uso per fissare il correttore in questa parte e lo uso come ombretto sulla palpebra. Ha un colore marmorizzato, quindi voi andate a pucciare il pennello, mescolate un po' e vi viene un colore più omogeneo, però questa parte è più chiara e questa è un pochino più scura, al centro c'è anche un po' di giallo. Devo dire che è carino questo fondotinta, anche se non è affatto naturale. La Look Fantastic Box di aprile a me è piaciuta molto, ma il nome che le hanno dato mi attraeva un pochino in inganno, cioè io me lo immaginavo che non fosse una box eco bio, ecco, non è una box eco bio, ci sono state alcune cose eco bio e altre ni. Questo ad esempio è un fondotinta, non so come definirlo, qua c'è scritto Brighten Foundation Baked Balance in polvere, è un fondotinta in polvere, sembra una cipria, ma io ho visto l'inci ha dei siliconi e quindi assolutamente non è eco bio, però insomma diciamo naturale come idea, ecco, forse per i colori, non lo so, però è un buon prodotto, mi sta piacendo, non è male. Io penso che comunque anche prodotti così con siliconi, che io di solito non uso, ve l'ho già detto tante volte, però una volta ogni tanto insomma si può fare, ecco, io ve l'ho già detto, non sono proprio così integralista, ecco. Poi che cosa ho messo? Infatti oggi praticamente di naturale c'è ben poco. Questo per ritoccare, oggi ho usato questa trousse di Benefit, di chi è questa? Sì, di Benefit, che è della Coralista, ispirata, cioè con prodotti e colori del famoso blush di Benefit, che è il Coralista appunto, ed era una mini trousse che io presi un bel po' di tempo fa, quindi non so se ci sia ancora, Go Tropic Coral, quindi da viaggio, che aveva alcuni prodotti all'interno che io alcuni ancora li ho e uno l'ho finito, tra cui una mini size dell'iBeam che io ho messo su qui,
un pochino qui sullo zigomo, che mi piace moltissimo questo illuminante, e all'interno c'era anche una mini size dell'illuminante color corallo che ho finito già da un bel po' di tempo, che io usavo anche come blush. Poi c'è una mini size del blush coralista che io porto, ma che ovviamente vedete che si vede niente. A me fa, si vede l'illuminante un pochino, ma a me questo pure fa da illuminante, comunque mi fa da correttore di colore. Ecco, a me il coralista mi toglie un pochino del grigio magari del viso o del verde, il sottotono verde che io ho, però è un blush veramente, veramente impercettibile su di me adesso, figuriamoci d'estate. Poi c'è un lip gloss che io ho messo sopra a questa matita che vi faccio vedere, che è una delle matite che io amo di più, che è di Essence, la Nude Coral, quindi un trucco sui toni del corallo, questa qui. Molto bella, ve la faccio vedere. Ecco, che io ho messo su tutte le labbra e poi sopra ci ho passato il blush. Occhi. Allora, negli occhi ho all'interno dell'occhio il Kajal Rani, Kajal orientale. Questo credo che sia proprio saudita, non vorrei sbagliare, a me viene dall'Arabia anche questo, che comunque trovate su eBay. Se voi cercate Rani Kajal o Arabic Kajal, Oriental Kajal, su Amazon e su eBay trovate tantissime di queste tipologie di prodotto, non solo di questa marca, che è praticamente così in stick, no? Io già ve l'ho fatto vedere una volta, credo, ve l'ho fatto vedere, sapete, non mi ricordo. Sì, in un tag l'ho fatto vedere e comunque si mette all'interno dell'occhio, si chiude e si tira e vi dà questo effetto. Però fuori non ho questo va dentro. Invece intorno, perché comunque di solito io lo faccio se devo stare diverse ore fuori, perché comunque questo sbava, allora sotto e anche sopra magari, ma comunque sotto, oggi ho anche sopra una matita, metto qualche altra cosa. In questo caso ho questa matita di Essence, che è un neoacquisto, e questa è nera, ma io l'ho presa anche grigia antracite, che è la Extreme Lasting Eye Pencil Easy Glide and Waterproof, che ancora io non so se mi piace, nel senso che devo capire, ma non è il momento giusto per capirlo, perché questo è il colore. Allora, il colore mi piace tantissimo e l'effetto è nero nero carbone, però io non lo so se mi dà allergia oppure no, cioè non so se riesco a tollerarla e non lo so in quanto in questi giorni sto soffrendo di allergia. Ecco, l'altro giorno che ho fatto anche il trucco, che io vi ho detto ho gli occhi molto gonfi, ho le borse, io soffro di borse sotto gli occhi, però devo dire che ero anche reduce da queste reazioni molto molto forti. E io sono allergica agli acari e alle blatte. E quindi questa è un'allergia che purtroppo è perenne, l'ho scoperto da poco, ma in realtà mi fanno reazione anche i pollini, nonostante io non sia risultata allergica ai pollini, pur avendo fatto un test di quelli da NASA praticamente, il Faber 224. Vabbè, quindi io non lo so se questa matita poi a me fa bene oppure no, lo scopriremo vivendo e vi saprò dire. Per ora vi dico che l'effetto mi piace molto. E poi come mascara ho questo mascara della Kiko che a me piace tantissimo e che io ho apprezzato soltanto dopo un bel po' che l'ho aperto, che è la Measurable Length Fibers Extension Effect Mascara. Cioè, questo è un mascara che fa tutto, cioè volumizza e allunga. Mi piace veramente tanto, ha uno scolino fatto in questa maniera, un po' avveniristico, a tre piccole palline. Quindi questo serve per andare anche negli angoli più piccoli, ma poi anche per dare un bel po' di volume. E vi dico che questo l'ho apprezzato dopo un bel po' che ho aperto questa confezione, più di un mese dopo, perché all'inizio mi sembrava era liquido, poi quando si è asciugato un pochino e l'ho apprezzato, mi piace veramente veramente tanto, non mi dà nessun tipo di allergia. Ok, eccoci di nuovo qui, ho allontanato un pochino la camera per mostrarvi adesso bene i prodotti. Allora, inizio subito con dei prodotti che mi sono arrivati in collaborazione dalla Cina, dal sito Gemis, che praticamente è un fratellino di Sami Dress. Mi hanno dato la possibilità di spendere un certo budget, di scegliere alcune cose, al fine poi di farvi una review.
spero insomma che voi cogliate la mia buona fede. In questo caso devo dire che sono davvero entusiasta delle cose che mi sono arrivate. Qui ho dei capelli che mi stanno crescendo. O ho scelto io bene o sono stata molto molto fortunata. Mi ha aiutato il fatto che io sono stata cliente di Sammy Dress per un bel po' di tempo, diversi anni fa, e io feci diversi ordini. Quindi ho anche imparato un pochino alcuni consigli, alcuni trucchetti per non sbagliare. Immagino già vedendo le foto quali possono essere le cose più carine e le cose che invece non rendono e le cose da scegliere oppure no. Io ho scelto sia prodotti accessori che abbigliamento. In questo caso vi faccio vedere dell'abbigliamento. Allora, una delle cose che ho scelto è questa gonna, una gonna gialla con una fantasia di fiori di ciliegio, un po' stile anni 50, lunga oltre il ginocchio, che va in vita in questa maniera, davanti a delle pieghe e dietro a un'arricciatura. Questa gonna mi ha stupita perché io non me l'aspettavo così bella la fantasia, ma così bella anche la stoffa. Ok, non è seta. Ovviamente, non potrebbe essere di seta, sarebbe molto più fluida. È di raso, questa gonna è un raso molto molto pesante, solido, ha una sottogonna all'interno che arriva un po' prima, insomma, della lunghezza della gonna e mi ha stupita davvero per la qualità. Mi sta bene, sono stata molto fortunata. Qui non c'era da scegliere la taglia, perché è una taglia unica, in quanto secondo loro, essendo elastica dietro, può vestire più taglie. E in effetti è così. Io vi dico che questa gonna veste da una small a una media, quindi veste dalla taglia 38-40 fino alla 42, anche 44, volendo. A me calza abbastanza morbida perché io sono una 40 pura, piena. E, almeno in questo periodo sono una 40 e questa mi va comoda, non mi va strettissima in vita, non mi va larghissima. Diciamo che mi va giusta per infilarci sotto una maglietta o una camicia, anche una maglia un pochino più pesante rispetto a una maglia di cotone, ecco, anche magari una maglia di filo. Vabbè, questa non ci sta bene, però insomma una così che non è proprio leggera leggera, ci potrebbe stare. Bellissima, mi piace moltissimo, la fantasia è spettacolare e ci sono diverse fantasie di questa tipologia di gonne. Ora, questa veniva sui 21 euro se non sbaglio, quindi se siete una taglia piccola tra una S e una M potete prendere questo tipo di gonne. Io ve le consiglio, sono molto originali. Poi ho scelto una borsetta. Allora, io sono una patita delle borse, mi piacciono moltissimo, però ho quasi tutte borse serie, allora ho voluto proprio concedermi uno sfizio, è stupenda. Allora, questa è una borsa a tracolla modello Ice Cream. Io vi metterò i link delle cose che ho scelto e il prezzo di questa, ora vado un po' a memoria, ma non era più di 10 euro, sui 9 euro. Quindi è fatta così. No, ma è stupenda, cioè ragazze, questa veramente, io non lo so, forse per me è pure troppo, troppo bimba, da bimba, troppo giovanile, ma a me non interessa. Io mi sono innamorata quando l'ho vista in foto, ho detto vabbè, poi ho pensato, ma chissà che ciofecone mi arriverà, invece sono rimasta, ma veramente, i colori sono bellissimi. Oltretutto penso che l'abbinerò anche con questa gonna, perché c'è un giallino qui, crema. Ed è rosa, un rosa bello metallico, ma poi dentro è anche fatta bene. Ovviamente è in ecopelle, questa borsa, ma è fatta molto molto carina e anche abbastanza capiente. Diciamo che qui dentro ci mettete, ecco, vi faccio vedere la mia mano, e qui dentro insomma ci mettete il cellulare, le chiavi di casa, portacarte di credito, un portafoglio o comunque un portafoglio piccolo, un rossetto, una cipria, ci mettete un bel po' di cose. È veramente deliziosa. Questo è esempio se dovete fare un regalo a un adolescente, anche perché in giro insomma non le trovate. Quindi io queste due cose sono veramente contentissima. Ringrazio davvero Gemis per questa sfida
splendida opportunità e spero di collaborare ancora con loro. Che vi devo dire? Insomma, le cose sono veramente, veramente carine. Poi magari se indosserò queste cose mi farò una foto e vi posterò le foto in qualche modo su qualcuno dei miei social. Altri acquisti. Sempre di abbigliamento, di questo io ho pubblicato una foto su Instagram, mi alzo così lo vedrete meglio, è un abito color rosa cipria che io ho già indossato e infatti sì, è un pochino macchiato, lo devo rilavare, e in un tessuto molto morbido ed elasticizzato, questo è un crepe con queste maniche a volant che vanno molto adesso, largo, questa è una small. Però c'erano le taglie, però questa è una small, ma comunque calza molto molto morbido, molto fluido, ha il taglio qui, le pence sotto il seno, è fatto molto bene questo vestito, devo dire che mi ha colpita, ha una doppia piega qui davanti e viene un pochino giù, un pochino ad A, arriva sopra, leggermente sopra il ginocchio e io questo l'ho comprato nel mio adorato negozio I.M. Stores. Ho fatto già degli acquisti da loro presso il centro commerciale Roma 2 e c'è anche il sito e questo abitino c'era anche in nero. Questo modello veniva 15 euro, 14,90. C'erano anche altri modelli su questo genere simili che costavano molto molto di più sui 35, ma io non avevo voglia di spendere troppo, quindi ho visto questo, li ho paragonati, mi sembrava la fattura molto molto simile, ho preso quello che costava meno e ragazze, questo io già l'ho messo appunto un paio di volte, ho fatto un figurone perché sembra un abitino da cerimonia. Se voi lo abbinate con gli accessori giusti è stupendo e poi è comodo, è comodissimo. Questo poi lo lavate in lavatrice a 30 gradi, lo stendete, non lo dovete stirare. Veramente fateci un pensierino, c'era anche nero. Poi sempre più o meno su questo genere il tessuto è lo stesso. Però è un po' più severo questo modello, ma io l'ho comprato un mesetto fa. È questo abito, sempre in crepe, manica lunga, qua c'ha un fiocco ed è la parte sotto è tutta a pieghe. Allora, questo qui è un abitino bon ton che, visto così, è niente di che, ma se voi lo abbinate con degli accessori che illuminano il viso, anche con un foulard, già cambia moltissimo. Comunque il top, secondo me, è con delle collane di perle, magari una collana di bigiotteria, ovviamente finta, perché la potete scegliere più grande, più vistosa, in modo da smorzare la severità, insomma, dell'abito. E fate un figurone, diciamo che non è che è un look prettamente primaverile, ma io l'ho preso come da mettere, insomma, diciamo fino a questo periodo e l'ho comprato in super saldo in uno store cinese, in un negozio di cinesi. L'ho pagato 10 euro. C'era una svendita, c'era anche in altri colori, c'era rosso, c'era color crema, però a me è piaciuto nero perché il nero va su tutto e questo lo sfrutto tantissimo. E, tra l'altro, io questo anche l'ho lavato già diverse volte in lavatrice, l'ho lavato in lavatrice, sempre con il lavaggio delicato e non gli ho fatto fare la centrifuga e poi l'ho appeso nella doccia, all'interno della doccia, lasciato scolare perché ha queste pieghe per non rovinarle. Devo dire che non si sono sgualcite per niente. Bene, poi passiamo alle cose che ho comprato oggi. Allora, io dovevo fare un regalo per mio nipote, che tra poco è il suo compleanno. Quindi ne ho approfittato per andare a fare un giro e mi hanno colpito, insomma, due negozi. Ora, le cose che ho preso a lui, una cosa in particolare non ve la posso far vedere perché è incartata e quindi c'è il pacchetto che è già spillato e quindi niente, mi dispiace, non ve lo posso far vedere. Comunque è un completino, diciamo una maglietta e un pantaloncino da maschietto alla marinara che ho preso da The Zenith. Diciamo che è un completino che può essere sia un pigiamino e sia un completo da mare, insomma, un abbigliamento così easy, molto molto delizioso e forse lo prenderò anche per i miei figli. Sempre da The Zenith, poi ho preso delle cose molto basic per loro, perché i miei figli sono dei disastri, anche se io voglio fare shopping per loro, loro si annoiano e quindi mi tiravano.
Niente, devo andare da solo. Comunque ho preso un pack di mutande, viste così sembrano enormi, ma questa la taglia 10-11 anni, saranno un po' in crescenza. Comunque, 4 boxer a 9,90. Le fantasie sono tutte diverse, vedete? Ci sono varie tipologie, ma non c'erano solo, queste erano assemblate così, ma c'erano varie, varie possibilità. Io mi trovo molto bene con questi slip. Io, cioè loro, gli prendo sia questo modello qui, proprio a boxer, sia il modello a mutandina normale. E per me come mutandine, quelle di The Zenith, come anche quelle di H&M, sono validissime, il cotone è eccezionale, le lavo in continuazione, ovviamente, essendo poi maschi, loro non vi dico che cosa combinano, non ve lo sto a spiegare, immaginavo chi è mamma di maschio può capire, e quindi lavaggi, lavaggi a go-go, e poi oltretutto io avendo due maschi che si tolgono 2 anni, queste fanno 2 cicli di vita, cioè sono sopravvissute al grande, sono passate al piccolo, quindi io proprio arrivo poi alla fine del ciclo di vita che proprio stavano esauste, non ce la fanno più. Però reggono molto bene, insomma, ve le consiglio. Poi ho preso delle magliette proprio basic che vabbè, se vi servono cose così, io le ho prese nere, ma ci sono anche bianche perché mi servono per la recita che dovranno fare di fine anno, che loro faranno un saggio di teatro perché durante l'anno fanno scuola di teatro proprio a scuola, una delle diciamo lezioni extracurricolari. E comunque queste le ho pagate 4,90 € e ne ho prese due. Che poi insomma loro fanno, poi si vestono, no, sopra diciamo con delle maschere, quindi gli serve un abbigliamento normale, una canottierina semplice bianca 3,90 €, anche queste io le compro e le ricompro, insomma sono ormai prodotti. E poi invece per me una sfiziosiria, che ho pochissime cose bianche, solo bianche, e che ad esempio io a volte quando non so abbinare le cose, io mi rendo conto che il bianco ti risolve i problemi. Mi devo comprare anche una camicia bianca, semplice. Io non ho camicie bianche perché odio le camicie, però mi rendo conto che tante volte le cose più semplici servono. Comunque c'erano tutte le cose nuove arrivate da The Zenith, tra cui anche i costumi e moltissimo abbigliamento, ma proprio estivo estivo, cioè proprio in questi giorni. E, ho preso questa magliettina per me, che sembra nulla di che, ma qua intravedete, no? Il pizzo è bianca, credo questo sia Lyocell, cioè quel cotone molto molto fluido, tipo viscosa. Ora vi dico cosa c'è dentro, ma dietro è tutta tutta trasparente e in pizzo. Questa l'ho pagata 12,90. E allora, che cosa c'è? Qual è il materiale? Vediamo se riesco. Se vabbè. Sì, domani ve lo dirò. Domani, domani, no? È scritto tessuto principale viscosa. Ragazzi, questa è viscosa al 95% è viscosa e 5% è elastan. Quindi è un materiale anche abbastanza pregiato. A me l'effetto della viscosa piace tantissimo perché è molto fluida. E comunque è una small, ma insomma vedete che è abbastanza abbondante, però non fa mappazza, quindi questa la infilate anche dentro una gonna, un pantalone, eccetera. Poi sono andata da Zara e qui ho fatto veramente una delle mie operazioni, una mandragata, insomma, diciamo la verità. C'è un altro pezzetto di regalo, che questo ve lo faccio vedere. È un boxer da maschietto, un costume a boxer mimetico, molto carino. Non vi dico il prezzo perché me l'hanno tagliato e non me lo ricordo tanto, stava forse sui 15 euro, una cosa del genere. Poi vi faccio vedere un'altra cosa per me e poi passiamo alla moda da uomo. Allora, sempre da Zara. La volpe ha colpito, Zara Girls,
Zara Girls, una cosa che io ho visto sul sito che mi piaceva da impazzire, però ho detto vabbè, questa la devo vedere perché come calza, e ho fatto bene perché se l'avessi comprata al sito avrei preso la taglia più grande, che per me era grande. Allora, Zara Girls, già vi ho detto che io spesso faccio acquisti da Zara Girls, una maglietta tutta tempestata di pietre preziose, no, è tutta tempestata di paillette che io spero che qui si vedano, ecco. Le sfumature vanno dal rosa al giallo acido, leggermente giallo, tendente anche al verde. È stupenda questa maglietta, il retro è tutto bianco, in un bel cotone forte ed elasticizzato. Io ho preso la taglia 11-12 anni, altezza fino a 1,52. Allora ragazzi, io non sono alta, 1,52, sono un po' più alta. Supero l'1,52, io sono 1,60 m, quindi ho iniziato a provare la taglia 13-14, che è la taglia superiore a questa, mi andava veramente grande ragazzi, mi andava grande, e quindi ho provato questa, cioè la potevo portare, però era proprio un look molto abbondante, io invece voglio le cose un pochino più sagomate, 10,95 €. Questa è veramente bellissima questa maglietta, se siete piccoline, cioè qui dovete avere una taglia 40 come me, oppure non essere particolarmente alte. Magari se siete più alte, la 13-14 anni vi va perfetta. Quella mi scendeva anche bene sui fianchi. Questa, cioè, si vede, non è neanche piccola, non è aderente, no? Allora, poggia sui miei fianchi ed ha un look così casual, ma non enorme, anche perché, essendo così carina, questo è un peccato portarla grande, però ecco, avete questa possibilità, insomma, dateci un'occhiata, perché una maglietta così bella, fatta così bene, con tutte queste paillette, a questo prezzo non si trova. Certo, questa va lavata a mano, Poi uomo, passiamo al reparto uomo, e servivano delle cose alla mia dolce metà, e vabbè, per la prima volta ho preso una cosa uomo da Zara, una polo che devo dire secondo me non calza tantissimo Zara uomo, infatti questa è una XXL, però secondo me io non la vedo XXL, è una XL normale, comunque è una polo questa, 12,95 €, color celeste polvere, che è questo colore che va molto quest'anno. Qui c'è un logo molto semplice, non c'è scritto nulla, Zara Man, si può fare, insomma, a questo prezzo dai, si può fare. E poi da Combipel invece c'erano gli sconti, ci sono dei saldi pazzeschi anche fino al 60%. Io qualche anno fa da Combipel compravo tantissime cose, fino a qualche anno fa, poi ultimamente i miei gusti sono un po' cambiati. Vedo che è una moda un po' troppo da grande, da signora, non lo so, anche se io comunque vesto anche elegante, oggi ho proprio la tenuta classica, tailleur da ufficio, eccetera, però insomma non so, ogni tanto ancora qualcosina la compro, però vabbè, poi oggi non avevo più voglia di spendere, non avevo bisogno e quindi mi sono concentrata su di lui. Allora, gli ho preso due cose, gli ho preso una polo e una camicia, tutte e due scontate, i cartellini sono qui attaccati. E molto carine, perché secondo me i materiali dei Combipel non sono male. Questa era scontata? Questa era scontata, mi pare proprio di sì. Vediamo, perché qui invece non c'è. Vediamo un po'. Sì. Allora, questa io l'ho pagata. Costava 29,99, io l'ho pagata 17,99 ed è una polo a righe grigia, però in jersey praticamente, in questo cotone elastico, non è il classico cotone della polo, cioè non è come questa che ha quel cotone un po' più ruvido, più forte, è un cotone elastico, quindi questa 17,99 da 29,99, e poi una camicia che veniva 39,99 e ho pagato 27,99, una camicia in cotone sportiva, diciamo, questo color blu a quadrettini, anche questa è una XXL e mi sembra un bel cotone resistente, ma molto molto
lucido come effetto, è quasi setoso questo cotone qui, quindi leggero, che può andare bene anche d'estate. Insomma, mio marito non le porta le camicie a mezza maniga, è molto molto raro che le porti, preferisce questa a manica lunga e poi magari le arrotola. Bene, allora io ho finito. Questo è quanto. Spero che i miei acquisti vi siano piaciuti, spero di avervi intrattenuto come al solito e vi mando un abbraccio carissimo a tutte quante. Sempre grazie per seguirmi con tanto affetto, per tutti i vostri commenti, grazie per tutte le iscrizioni, grazie alle mie fedelissime che mi lasciano sempre dei commenti carini, vi adoro. Grazie, mi fate tanta compagnia. Un bacione e a presto. Ciao ciao.